Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a una nuova puntata di Racing Time, il TG dei motori. Sì, lo so, vi sembra strano, ma sono io senza barba, sembro mio fratello più piccolo, almeno di 10 anni. Allora, ragazzi, oggi è una giornata veramente particolare per molti aspetti, quindi io direi di iniziare subito anche perché la puntata, guardo la scaletta, è veramente molto molto ricca di argomenti. Direi di iniziare subito con la news del giorno, perlomeno per quel che riguarda il motorsport, ovvero l'adesione da parte della Ferrari al regolamento sui motori del 2026. Mi avete subito scritto, qui c'è uno dei commenti, che cosa c'è di vero. Io ringrazio per la prima parte del commento, del messaggio, questo è iscritto al canale e lo ringrazio veramente tanto. E poi leggo la seconda parte, dove dice: non ti chiedo ovviamente di andare nel dettaglio, ma semplicemente se in base alle tue fonti ritieni che la firma di Ferrari vada intesa come l'ennesima sconfitta o se l'accordo raggiunto sia soddisfacente per Maranello, come riportato da altre fonti. Allora, effettivamente è vero, ci sono fonti, o meglio, informazioni discordanti. Ci sono alcuni che scrivono articoli dicendo che la Ferrari è uscita sconfitta per l'ennesima volta da questo confronto con la FIA verso altri costruttori, ok? E questo è uno. Ci sono altri che invece dicono che se la Ferrari ha firmato ci sarà un motivo. Io trovo ingiusto scrivere i primi articoli di cui vi ho parlato, anche perché onestamente non vedo come ci si possa basare su questo tipo di informazioni. Perché vi dico questo? Uno, quello che è stato discusso in questa riunione che c'è stata è altamente top secret, o quasi. Due, dalle informazioni che arrivano a denti stretti, ultra, iper, mega filtrate, non è detto che Maranello sia uscita con le dita schiacciate da questa firma, che poi in realtà ancora Maranello, la Ferrari non ha aderito a un bel niente, ha solo firmato un accordo preliminare. Ancora non c'è l'adesione definitiva alle nuove regole del 2026. Ora, perché vi dico che la Ferrari non è uscita sconfitta da questo confronto con la FIA e quindi con la Red Bull? I motivi per pensarlo sono veramente tanti. Chi mi conosce sa che oltre una certa linea io non vado, per una sorta di correttezza verso tutti e anche verso i costruttori o il costruttore interessato. Però interpretate queste mie parole. Chi mi conosce già mi capirà al volo, chi mi segue da un po' mi capirà al volo. Io immagino che oggi a Maranello in Ferrari siano molto soddisfatti di questa firma, di questo accordo, anzi di questo preaccordo fatto con la FIA. Io immagino che siano molto soddisfatti. E del resto non potrebbe essere altrimenti, anche perché a rigor di logica non ci si va a spiegare una cosa: come mai questo signore, che da sempre è nemico giurato della Red Bull, non si sia opposto neanche per un attimo? E così come lui neanche l'Alpine. Lasciamo perdere la Honda che ha dei rapporti di lavoro con la Red Bull. Però se Toto Wolff non ha, come dire, colto al balzo, colto al volo l'occasione per mettere i bastoni tra le ruote al suo caro amico Chris Horner, allora un motivo ci sarà, magari ha ottenuto qualcosina e quindi tutti i vantaggi che Red Bull avrà al pari di Audi come nuovo motorista gli van bene, perché il nocciolo della questione questo era, cioè dare le stesse concessioni in termini di ore di lavoro al banco motori e in termini di budget da spendere nello sviluppo di questi nuovi motori a Red Bull, così come ad Audi. Audi non è mai stata in Formula 1, Red Bull sì, e ha tutta la conoscenza
tecnica che deriva da una collaborazione sempre più stretta avuta negli ultimi anni con Honda, che addirittura ha fornito gli ingegneri direttamente di Hamilton Keyes. Penso di aver detto bene oggi la sede della Red Bull, di averla pronunciata bene. Quindi, così come Toto Wolff è stato zitto perché noi immaginiamo abbia avuto qualcosa, in cambio anche Ferrari è probabile che abbia ottenuto esattamente quello che voleva, anche perché facciamo un esempio stupido: se voi vi dovete vendere una macchina usata, su Subito scrivete proprio la cifra che volete voi o chiedete qualcosina di più? Io credo la seconda, in modo poi, durante le trattative, di andare ad arrivare a quella che era la cifra che voi avevate pensato. Non aggiungo nulla più, però voglio dire, ragazzi, in primis a questo ragazzo che mi ha scritto qui, state tranquilli che la Ferrari oggi politicamente un punticino l'ha segnato. E poi, se ci fate caso, non c'è clamore attorno a questa notizia e vedrete se ne parlerà per pochissimo. E volete sapere perché? Perché tutto ciò fa parte dell'attuale disegno e strategia politica che la Ferrari sta mettendo in campo, ovvero poche parole e qualche fatto in più rispetto al passato. Poi vedremo a livello, come dire, di performance, come andrà la nuova monoposto, però quello è un altro campo, un altro discorso. Io sono sicuro, anzi, ne ho la certezza, che Benedetto Vigna da un lato e Vasseur dall'altro, in Ferrari si stanno muovendo veramente bene, fidatevi. Andiamo avanti, perché oggi Toto Wolff e la Mercedes hanno fatto parlare di sé pubblicando due foto, due scorci della nuova W14. Allora, che cosa possiamo notare da tutto ciò che vediamo? Innanzitutto, soprattutto per quel che riguarda la foto di destra, non è una novità dove si vede il roll bar, o se preferite il roll up, come viene chiamato adesso, perché quando George Russell aveva fatto il sedile della vettura di quest'anno, si era intravista quella parte là, che mi aveva un po' lasciato in dubbio perché è identica a quella della passata stagione. E anche qui possiamo notare come il roll up sia, se non identico, molto molto simile alla W13. E poi da questa foto invece che cosa possiamo intuire? Che la struttura di installazione dei radiatori è molto molto simile a quella della W13. Quindi tutto ciò potrebbe far presupporre che anche la nuova monoposto abbia delle pance molto molto snelle. Staremo a vedere poi che cosa succederà e se vedremo già la versione definitiva il 15 di febbraio. Però da questa foto si intuisce questo. Per farvi capire dov'è che sta operando il meccanico, ecco qui, in questa zona. Quindi se la struttura di installazione è così simile, allora molto probabilmente anche tutto ciò che va a ricoprire quella struttura lì sarà molto simile. Sono proprio curioso di vedere che cosa ha in serbo la Mercedes. Poi ancora, per quel che riguarda la Ferrari, invece, vi do una notizia che mi fa tanto piacere, ovvero l'ingresso nel team che correrà nel WEC classe GT di Lilou Vadou, così si chiama la pilotessa francese, che tanto sta facendo ben parlare di sé grazie a delle performance veramente buone sulle vetture a ruote coperte. È la prima pilotessa donna della Ferrari negli ultimi anni, perché in realtà in passato c'era già stata, soprattutto in classe GT, e sono proprio curioso di vedere che performance avrà, come andrà questa ragazza di cui si dice un gran bene. E adesso andiamoci a riallacciare a una foto che vi ho fatto vedere ieri, ovvero quella del forno
che cuoce il carbonio, che in realtà, come il nostro caro Giuseppe Brunetti, in un intervento molto tecnico, molto ben fatto, ci dice, è un'autoclave. Questo perché? Perché oltre a regolare la temperatura di cottura, va a regolare anche il livello di vuoto. Ebbene, questa enorme apparecchiatura quest'anno sarà molto molto importante, soprattutto per team come la Ferrari, che durante la scorsa stagione, avremo modo questo nel video di domani di vederlo pure nell'edizione notturna, se dovessero esserci delle news importanti, allora ci attacco anche questa parte di tecnica. Dicevo, sarà molto importante per quel che riguarda, ad esempio, la flessione delle ali. La Ferrari si sta muovendo tanto, l'abbiamo detto, sempre entro il regolamento, verso questa direzione. Domani ci sarà tanto da parlare, ne abbiamo già discusso, ma solo marginalmente, di questa cosa nella puntata, nella prossima puntata, ecco, diciamo così, vi farò capire perché tutti i team si spingeranno ancora un po' oltre. La Ferrari entrerà a far parte dei team che fanno flettere le ali, visto che l'anno scorso lo era, ma solo in maniera molto, molto, molto marginale. E quindi, credetemi, sarà una puntata veramente affascinante. Ma è affascinante anche quello che sto per dirvi adesso, perché andiamo a considerare una cosa che secondo me veramente ad alcuni di voi non ha neanche lontanamente sfiorato l'idea che in una Formula 1 si potessero anche adottare alcune mosse, ecco, diciamole così, per sviluppare ulteriormente gli assetti. Allora, partiamo dal kart. Tu dici perché partiamo dal kart? Ve lo spiego subito. Perché nel kart una cosa fondamentale è la flessione del telaio. La flessione del telaio è molto importante. Nel kart non ci sono le sospensioni e soprattutto non c'è il differenziale autobloccante dietro. Quindi, nel caso di una curva, la ruota posteriore interna, che gira, cioè che praticamente è tenuta da un assale rigido, gira esattamente quanto quella esterna. Allora sarebbe impossibile fare la curva perché la ruota che si trova all'interno, per forza di cose, facendo meno strada, deve girare di meno. Vi faccio vedere anche un'altra immagine con il volante meno girato e quindi di conseguenza anche la ruota un po' meno alta da terra. Ma ritorniamo a questa perché rende tanto l'idea. Come fa a sollevarsi la ruota? Innanzitutto si deve sollevare per forza e su un kart, quando il pilota gira il volante, si solleva sempre, perché, ripeto, altrimenti il kart non fa la curva. Anche se in maniera millesimale quella ruota posteriore interna sta un pochino alta, per creare quello che si chiama effetto compasso, cioè quello che permette al kart di entrare in curva. Questo perché c'è una torsione da parte di tutta la scocca, memorizzate questa parola scocca, che permette appunto alla ruota posteriore interna di alzarsi, grazie anche, e qui faccio una piccola lezione di tecnica a tutti i piloti che vanno in kart, all'incidenza a terra della ruota anteriore, che schiaccia verso il basso quando il pilota gira il volante. Ecco il kart, ci fermiamo qua. Ebbene, da quest'anno alcuni team, non vi dirò chi, assolutamente no, però vi dirò che alcuni team hanno adottato una soluzione molto molto particolare. Perché vi ho fatto vedere l'autoclave che va a cuocere il carbonio. Perché in base, noi abbiamo parlato in un'altra puntata di flessione delle ali e di come questa possa dipendere da come le pelli di carbonio vengono attaccate tra di loro. Ma dopo l'incollamento delle pelli di carbonio ci sta la cottura. E la cottura è importantissima perché la cottura del carbonio ne va a garantire un certo grado di flessione. Se il carbonio è troppo cotto, è un pezzo rigido che prima o poi si spezza. Se invece è cotto il necessario, flette, ma non flette troppo, perché se flette troppo si perde la rigidità strutturale,
ma si va a perdere anche la possibilità di avere confermato il risultato che viene fatto in gara, in quanto se c'è una flessione eccessiva di alcuni particolari, poi la FIA ti squalifica, soprattutto, vabbè, non andiamo avanti, ma chi mi vuole capire ha già capito. Quindi, che cosa succede? Che anche la procedura di cottura del carbonio è molto molto importante perché va appunto a garantire una certa elasticità del carbonio. E non è detto che in una scocca di Formula 1, fatemi prendere la scocca di Formula 1, sia dappertutto uguale questa flessione. In particolare, vi dicevo, alcuni team hanno chiesto che in questa zona cerchiata dove c'è l'attacco delle sospensioni ci fosse una maggiore flessibilità di quella parte della scocca rispetto al 2022. Allora, che cosa si è visto a livello di sospensioni nel 2022? Che le sospensioni sono molto importanti per la gestione della gomma in gara, ma anche per un assetto ottimale che permetta di avere tenuta laterale, ma anche tanta tanta trazione. Le gomme da 18 poi non vanno incontro a questa cosa, perché la gomma da 13, se ricordate, aveva una spalla molto più flessibile, la gomma da 18 ha una spalla bassa e molto molto più rigida. Quindi le sospensioni vanno ad avere ancora molta più importanza rispetto al passato, rispetto soprattutto al 2022, dove comunque sono state progettate delle sospensioni molto rigide perché la vettura a effetto suolo deve avere un assetto rigido e molto basso, molto vicino all'asfalto per poter funzionare al meglio. Allora, ci si è accorti durante il 2022 che avere un setup a livello di sospensioni più ampio, o meglio, una scelta di setup più ampia, poteva favorire una migliore gestione degli pneumatici. Ma guardate che cosa hanno studiato quest'anno in Formula 1. Non ci si accontenta più solo dell'escursione che fa la sospensione su e giù. È stata richiesta da alcuni team anche una torsione, o meglio una flessione della scocca in questo punto qua. E vi faccio vedere meglio, guardate un attimino, questa è la scocca che ieri vi ho fatto vedere della Isotta Fraschini. Ho preso questa immagine perché era molto chiara, qui si vede bene tutto quello che vi voglio spiegare. Qui notiamo due frecce, una di colore rosso e una di colore verde. Allora, quello che hanno chiesto i team è esattamente quello che ci rappresenta la freccia di colore verde, ovvero un movimento della scocca che fa in questa zona dell'ancoraggio della sospensione una leggera, chiamiamola flessione, su e giù, ma non avanti e indietro. Quindi, quello che si può ottenere con la lavorazione del carbonio in un ambiente così sofisticato come la Formula 1, grazie anche a questa autoclave qua, a questo forno qua, a questa, come dire, meraviglia della tecnica, è anche un movimento in un senso ma non nell'altro. Quindi una rigidità che è diversa in un senso rispetto all'altro. Ebbene, ci sono un tot di team, vi dico il numero 4 per l'esattezza, che hanno chiesto questo tipo di sviluppo per la stagione 2023, o meglio, che introdurranno questo tipo di sviluppo per la stagione 2023. Attenti, è tutto dentro il regolamento e questa è una vera e propria genialata che va ad aiutare le sospensioni nel loro compito di, come dire, andare a copiare l'asfalto, di andare ad assorbire i trasferimenti di carico e di garantire il maggior grip possibile quando si tratta di scaricare a terra tutta la potenza del motore.
Questo è quanto, e credetemi, non è affatto poco. È una bella innovazione che riguarda la scocca di una Formula 1 e che potrà appunto dare margini di setup, soluzioni di setup più ampi, senza dover ricorrere per forze a escursioni esagerate delle sospensioni. Veramente affascinante tutto ciò dal punto di vista tecnico. Andiamo avanti con la puntata perché ancora, ragazzi, non abbiamo finito. Ringraziamo ancora una volta Giacomo Rizzitelli, sempre molto disponibile per tutto. Il nostro mago dell'aerodinamica, credetemi, è una persona eccezionale. E poi volevo dare un saluto a Daniele da Torino, super appassionato, di motorsport e di Formula 1, e anche Carmine Maldarizzi, che oltre a essere un super appassionato, è anche uno scout in gambissima. Quindi saluto entrambi. E poi voglio presentarvi, in conclusione a questa puntata, due ragazzi, ovvero uno già forse lo avete già visto, io l'ho presentato in uno dei video. Si tratta di Emanuele Sala, pilota numero 7 della nostra del nostro contest ai simulatori, è un ragazzo di 15 anni, va fortissimo, guida benissimo e oltretutto lo avevo presentato qui sul canale perché essendo uno degli iscritti al canale aveva corso una gara in karting e aveva finito, se non erro, secondo al debutto e allora ho detto questo è uno che va e difatti già nelle challenge ce ne stiamo accorgendo. L'altro pilota è una nostra vecchia conoscenza, si chiama Andrea Rinaldo, è uno degli iscritti al canale che l'anno scorso ha fatto il talent, o meglio, il raduno, se preferite, quelle 2 giornate e mezzo in pista che ho organizzato per tutti voi. Lui si chiama Andrea Rinaldo, è calabrese, ha scelto il numero 3, quindi abbiamo da un lato Kimi Raikkonen e dall'altro Daniel Ricciardo a livello di numeri e ha già vinto qualche gara, correndo online su Formula 1. Sono tutti e due piloti promettenti, il primo correrà nell'Under 18 ed è uno dei favoriti al titolo, ma io credo che possa dire la sua anche per quel che riguarda l'assoluta. Andrea Rinaldo ancora non ho avuto modo di valutarlo, l'ha fatto l'ingegner Coviello, però del resto ancora chi volesse si può anche iscrivere, il campionato non è iniziato, inizierà l'1 di febbraio. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto, spero davvero vi sia piaciuta. Io ce l'ho messa tutta nel cercare di spiegarvi quante più cose possibili e di comunicarvi quanta più passione possibile e quante più news possibili, cercando di filtrare al meglio che posso tutto ciò che va detto. Ecco, tutto qui. Volevo concludere questa puntata rendendovi partecipi di una cosa, di sicuro lo sarete già perché la TV a casa ce l'hanno tutti. Oggi è una giornata molto importante per l'Italia, non a caso mi sono messo questa felpa, ma soprattutto lo è per noi siciliani. Quello che voglio dirvi è questo: oggi ci sono tanti angeli che da lassù hanno avuto un altro po' di giustizia. E ci sono tante persone che qua giù, parenti di questi angeli, oggi hanno avuto un po' di sollievo. Tutto qui. Da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto anche per oggi. Se vi è piaciuto il video, condividetelo sui vostri social, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per essere sempre informati su tutto ciò che facciamo. Vi ricordo anche che siamo presenti su Instagram e su Facebook, cercate Selezione Nazionale Piloti, pagine ufficiali, e se volete chattare direttamente con me o un profilo personale su Facebook, cercate Nicola Castiglione, non la pagina, il profilo, potremo chattare su Messenger quando e come volete. Ciao!